Bella a tutti ragazzi, sono il vostro The Death. Bentornati nel mio canale. Oggi facciamo l'unboxing di Resident Evil Village, che mi è arrivato con un giorno di anticipo e l'ho preso per Xbox perché non sono riuscito a prenotarlo su piattaforme Sony, ma per me tanto meno cambia. Comunque sia, questa collector qui è, come dimensioni è molto simile a quella uscita per il remake del secondo e del terzo capitolo di Resident Evil, anche se è un po' più bassa, però richiama le stesse forme, ha il formato valigetta con tanto di adesivi finto viaggio e sul retro sono spiegati i contenuti. C'è l'action di Chris, una specie di mappa su tovaglietta, un artbook e poco altro, perché è abbastanza semplice come collector. Comunque adesso l'apriamo, come sempre, vediamo i contenuti al suo interno. Ok, l'apriamo. La prima cosa che salta all'occhio è l'artbook. Diamogli un po' un'occhiata. Già mi piace. Ah, bello, cavoli. Sì, l'artbook è veramente bello. Mi piace poi che hanno messo tante immagini e nessuna descrizione, perché spesso gli artbook poi hanno anche tante descrizioni che sinceramente non mi piacciono tanto. Preferisco vedere tante immagini e farmi un'idea da me stesso. L'artbook comunque è fantastico, veramente bello. Poi c'è una specie di formato 4, un posterino, non so, un piccolo poster in formato 4 che richiama anche un po' più o meno l'artbook, carino. Poi c'è questa tovaglietta misto mappa che voglio aprire, una specie di velcro, finto cuoio, sì, sembra più o meno finto cuoio. Vediamo com'è. Oh, bella grossa, wow. Ok, eccola qua. Non riuscirò a farvela vedere tutta, però è molto bella. E ci sono spiegate tutte le location del villaggio. Dietro non c'è niente. È un bel tessuto comunque. Certo, non la userei per mangiarci sopra o farci chissà che cosa, però è piuttosto bello. Poi c'è Trauma DLC Pack, quindi codice da scaricare, e ovviamente la copia del gioco, che adesso apro. Ok, c'è la sovracopertina in cartoncino per la Steelbook. È un po' che non compravo Xbox, mi sono dimenticato che loro mettono sempre questi adesivi, che è una cosa molto tipica americana. Infatti sui CD musicali si trovano tantissimo queste cose. Ok, all'interno c'è il codice per scaricare il Reverse, quindi il nuovo multiplayer di Capcom, e il disco del gioco. Dico il, sì, il disco del gioco è solamente uno. La Steelbook è abbastanza bella, molto semplice, c'è di nuovo questo logo che è richiamato un po' ovunque, anche sull'artbook, pure è bello. L'adesivo da buon collezionista ce l'ho in filo qua dentro da qualche parte. Teniamo tutto, non si butta via niente. Infine il pezzo forte della collector, ovviamente immancabile. Tiriamo un po' giù per fare spazio. Eccola qua, l'action figure di Chris. È incredibile come questo personaggio abbia cambiato aspetto più e più volte durante l'arco dei suoi giochi. Ha spesso cambiato sia, diciamo, aspetto ma anche abbigliamento. È una cosa comunque positiva. Beh, di dimensioni siamo molto molto vicino a quelle per i remake del 2 e del 3. Qualitativamente mi piace molto. Cavolo, il viso è fantastico. Il viso di Chris è veramente realizzato molto molto bene. Mi piacciono anche, insomma, il costume che indossa, l'abito che indossa, più che altro. Oramai sono abiti, non sono più tanto costumi. È tutto nero, quindi non penso che abbiano nemmeno colorato, cioè l'ABS o comunque la plastica penso che sia nera di suo. Però molto molto figo. C'è la panzetta, Chris? Si vede. Naturalmente oltre all'action c'è la pistola con il silenziatore. Ok, carino. E la base, che è la stessa che si trovava anche negli altri Resident Evil, sempre dei remake. Tutte e due le collector, quella di Leon e di Jill, di Claire, avevano le basette. Molto bella la base. Poi c'è un logo di questo licantropo. Chissà effettivamente cosa ha a che fare con Chris, che cosa c'entra. Ovviamente nella storia lo vedremo solo giocandoci. Chris Redfield è scritto qui,
con una bella placchetta, sul fondo non c'è niente, appiccichiamoci le action figure qui, eccola qua, wow, davvero bella, semplice come tutte le action di questi remake, comunque del Resident Evil nuovo, insomma come tutte le altre, ecco, sono action figure molto semplici, però sono realizzate davvero bene. Ragazzi, per questo video è tutto, e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ciao!